Benvenuti alla decima lezione sul linguaggio C. In questa lezione andiamo a vedere un esercizio un po' più complicato del solito, lavorando sulle variabili di tipo char, in particolare sulle stringhe, quindi non sui caratteri. Ricordiamo innanzitutto la differenza tra carattere e stringa. Dichiariamo queste due variabili, char A e char B. B sarà uguale a stringa, e in questo caso è una parola. E utilizziamo i doppi apici per inserire la parola. A in questo caso vogliamo che sia un carattere, quindi apice singolo B. Non c'è nessuna correlazione naturalmente tra il nome e il carattere. Quindi, ripetuta questa differenza, andiamo a dichiarare una variabile stringa, quindi char, che si chiamerà nome, e gli assegniamo una lunghezza di 20 caratteri. Le parentesi quadre servono a dare una dimensione a questa variabile. Questo tipo di dichiarazione viene detto anche array o vettore, che sostanzialmente è un contenitore che contiene il carattere 0, il carattere 1, il carattere 2, il carattere 3, fino a n-1 caratteri. Quindi inserisco A, D, R, I, fino a O. Per esempio, se io volessi inserire appunto Adriano come nome, 6 caratteri. Quindi, tanto per voler essere precisi, eccoci qua. Lo mettiamo tra commenti, così lo lasciamo proprio qui. Se io inserisco Adriano, inserisco in posizione 0 perché tutti gli array, tutti i vettori partono dalla posizione 0. In posizione 0 ci sarà la A, in posizione 1 ci sarà la D e così via, fino ad n-1. N-1 perché? Perché Adriano è lungo 7 caratteri. Partendo da 0 arriva ad n-1, non arriva a 7, arriva ad n-1, quindi 6. Spiegato questo, andiamo avanti. Chiediamo all'utente come ti chiami e lasciamo uno spazio e con la scanf prendiamo in input una stringa, quindi percentuale s, e poi nome senza la e commerciale perché viene usata soltanto per le variabili di tipo numerico. A questo punto noi vogliamo stampare l'inverso del nome inserito, quindi dobbiamo trovare un modo per partire dalla O, arrivare alla N, alla A, alla I, alla R, alla D e alla A. Quindi dobbiamo partire dalla posizione 6 e arrivare alla 0. 3, 2, 1 e 0. Tutto chiaro? Spero. E quindi abbiamo bisogno di un ciclo for, naturalmente, perché è l'unico ciclo che ci permette questo. For i uguale ultima lettera, questo è. Qui andremo a utilizzare una funzione di questa libreria che ho incluso, string.h. Questa libreria serve, come dice il nome, a lavorare sulle stringhe e contiene moltissime funzioni, noi ne andremo a utilizzare una in particolare. I deve arrivare a 0, quindi i maggiore uguale di 0, i meno meno, quindi andiamo a decrementare ad ogni ciclo. E dobbiamo andare a stampare un carattere per volta il carattere in posizione i. Dato che il nostro ciclo partirà dall'ultima lettera, dobbiamo stampare questa, quindi il carattere in posizione 6, il carattere in posizione 5, in posizione 4, fino a 0. Questo 6, 5 e 4 è rappresentato dalla nostra variabile i, che parte da 6 e arriva a 0. Quindi il nome di i, ovvero il carattere in posizione i nella variabile nome. Dovrebbe essere tutto chiaro, più chiaro di così non si può spiegare. Quest'ultima lettera lo riusciamo a trovare con la funzione della libreria string.h che è chiamata strlen nome. Str vuol dire string, len vuol dire length, cioè lunghezza,
E come unico parametro riceve appunto la stringa di cui vogliamo la lunghezza. Questa funzione sostanzialmente resti ci restituisce la lunghezza della stringa che abbiamo inserito come parametro. Nel caso Adriano sarà 7. Quindi è come scrivere i uguale 7. Dato che è come scrivere i uguale 7 e dato che le stringhe partono da 0 e arrivano fino a 6, quindi a 7 non ci arrivano, noi dobbiamo scrivere i uguale strlen, nome, meno 1, perché le stringhe arrivano a una lunghezza di n caratteri meno 1. A questo punto possiamo andare a compilare. E scriviamo appunto Adriano e ci uscirà onAird, come abbiamo scritto qui sopra. Stampa prima l'ultima, fino alla. Se non avessi messo questo meno 1, vi mostro subito cosa sarebbe successo. Niente di grave, in ogni caso. Avrebbe stampato uno spazio. Perché? Perché ogni stringa. Se io dichiaro una stringa. Me lo faccio qui dentro. Se io dichiaro una stringa nome uguale Adriano. Il programma aggiunge ad ogni stringa che io inserisco un carattere particolare che viene definito carattere di terminazione, che è uno slash 0. Quindi la mia stringa sarà nome uguale Adriano slash 0. Quindi andare a stampare da i uguale n vuol dire stampa prima lo slash 0, poi o, poi n e fino alla. Ecco perché. In ogni caso questo sarà un argomento che tratteremo ampiamente nei tutorial successivi, sia teorici sia pratici, perché questo l'argomento delle stringhe è quello che forse causa più problemi agli studenti e a coloro che si avvicinano a questo linguaggio. E quindi ci vediamo al prossimo tutorial.